Ok, finito. Sono completamente unta di qualsiasi olio o cosa che mi ha fatto mettere nelle mani e poi respirare. Hanno un odore, una fragranza fortissima. Mi sento molto meglio. È stato davvero incredibile. Per chi si fosse perso la puntata precedente, vi lascio qui sotto un video pieno di adrenalina tra cioccolate calde, lagune azzurrissime e viste mozzafiato. Ma per chi invece non ha la minima idea di cosa io stia facendo, beh, ve lo spiego subito. Sono partita dalla mia Sardegna più di un anno fa per intraprendere un viaggio via terra dal Messico alla Patagonia, attraversando più di 10 paesi. E il racconto di oggi si intitola Ho il malocchio. Dopo una settimana immersa nella natura, tra escursioni e attività adrenaliniche, sono tornata in città, ma non in una città qualunque. Mi trovo infatti nella terza città più grande dell'Ecuador e anche patrimonio dell'UNESCO. Sto per iniziare un free walking tour. Rullo di tamburi. Pa, 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 pa. Oggi vado alla scoperta di Cuenca. Questo free walking tour inizia nel posto più iconico di questa città, cioè la Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Cuenca. Un po' di storia di questa bellissima ed imponente chiesa. Prima di tutto è la più grande di tutto il Sud America. È stata costruita tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, quindi ci hanno messo circa 100 anni a costruirla. E la cosa molto particolare è che non è terminata. Questa per una ragione un po' simpatica e un po' tragica. Una volta terminata, diciamo, la base, hanno deciso di mettere sopra, nella parte superiore, la statua di Sant'Anna, una pesantissima statua di bronzo. Peccato che quando l'hanno messa su si sono resi conto che la chiesa si stava spaccando in due, infatti si possono intravedere le crepe, motivo per il quale si sono resi conto di non poter mettere ulterior peso nella parte superiore. Ecco perché in entrambi i campanili mancano le campane, ci sono due bellissimi campanili che però sono vuoti. E quando Giovanni Paolo II è venuto a benedire la chiesa per, diciamo, inaugurarla, si è rifiutato in un primo momento proprio perché in una chiesa ci devono essere le campane. La popolazione di Cuenca ha provato diverse volte a spiegare le ragioni per le quali non ci fossero le campane e ha pregato il Papa di benedire ugualmente la chiesa, e alla fine ha benedetto la chiesa, e questo rende la cattedrale di Cuenca l'unica chiesa cristiana senza campane. Proprio accanto alla cattedrale si trova il Mercato de las Flores, quindi il mercato dei fiori, famosissimo in tutta Cuenca perché i fiori di questa zona hanno molta difficoltà a crescere perché si trova ad un'altitudine di più di 2000 metri. Sono molto famosi per la resistenza perché durano più degli altri e sono anche molto economici. Il Mercato de las Flores si trova proprio davanti al convento dove stanno le monache di clausura e proprio dietro di me si trova un piccolo rivenditore dell'agua delle monache e diciamo un po' acqua santa e un po' ha dei benefici medici. Quest'acqua si chiama agua pitimas, che vuol dire un poco di più. Eso tiene desecho de plantas medicinales, flores y valeriana. Este es con azúcar y este es sin azúcar. El agua es la misma. Muchas gracias. Bueno. Sí. Sabor de flores.
Visto che è ora di pranzo, perché non venire al mercato del 10 di agosto, il mercato centrale della città? Qui dentro si può trovare di tutto, frutta e verdura, carne, pesce, si può mangiare, ma soprattutto il martedì e il venerdì si può fare una cosa veramente unica e speciale che non vedo l'ora di provare, ovvero la purificazione o pulizia energetica. Ci sono queste signore chiamate curanderas che con delle erbe aromatiche e curative fanno dei rituali per pulirti da tutte le energie negative che stanno dentro il tuo corpo. Questa pratica è chiamata la limpia e consiste praticamente in una sorta di massaggio, se così si può dire, con un mazzetto di erbe aromatiche medicinali e poi si passa praticamente un uovo su tutto il corpo e quest'uovo dovrebbe racchiudere in sé tutte le energie negative. Alla fine della cerimonia si apre l'uovo per vedere che tipo di energie negative erano dentro il corpo. Loro credono in tre tipi di mali principalmente, che sarebbe il malocco, cioè il malocchio, la sfortuna, il malaire, che sono praticamente, diciamo, degli spiriti che girano nell'aria e che quindi possono trovare, diciamo, dimora dentro il corpo di una persona o dentro l'anima di una persona, e poi come ultima l'espanto, cioè lo spavento, la paura, che compare quando una persona ha sofferto molto, per esempio a seguito di un incidente, di una morte, di un fatto molto grave e che quindi causa paura e spavento dentro la persona. I mesi appena trascorsi non sono stati certo facili, quindi perché non provare? Inizio respirando a pieni polmoni queste profumatissime erbe ed ecco che la mia dolce curandera comincia a ripulirmi. Da fuori sembra parecchio fastidioso, ma vi assicuro che è davvero rilassante. Abbattuto quel mazzo di fiori dalla testa ai piedi ripetutamente, pronunciando parole in quichua, lingua nativa. Dopo fa la stessa cosa con l'uovo, che ha il compito di assorbire il male. E ora è il momento della verità. Questa colorita blanca, questa nubesita, sta con frio, un poco di malaire, passato di frio e aire, ya. Y también está nerviosa, estresada, sí, poco de ojo también tiene, ¿ya? ¿Qué es estrés? Frío. Cuando a veces se moja o se seca ahí, a veces no está muy arrugada, no sé qué, pero se suelta un poco de frío. Andiamo a arena. Dopo avermi ripulito da tutte quelle forze ed energie buie, ha continuato con un massaggio rilassante per sciogliere nervi e tensioni, cospargendomi di ogni tipo di olio, balsamo e acqua profumata su tutto il corpo. Ok, finito. Sono completamente unta di qualsiasi olio o cosa che mi ha fatto mettere nelle mani, poi respirare, hanno un odore e una fragranza fortissima. Mi sento molto meglio. È stato davvero incredibile. Quindi, aprendo il mio uovo, ha trovato un po' di malaire, quindi qualche spirito, qualche dolore molto forte che ho avuto, e un po' di malocco, quindi un po' di sfortuna. Nervi, stress, nervi insomma un po' contratti, stress, e mi ha ripulito tutto, quindi diciamo che adesso dovrei stare bene, dovrei dormire molto più serena, tranquilla e soprattutto la mia anima è purificata. Ma approfondiamo un po' l'argomento. La limpia fa parte delle cerimonie ancestrali, sono dei veri e propri riti originali delle comunità indigene, in questo caso latinoamericane, in cui spesso vengono utilizzate piante medicinali a fini curativi e spirituali. Ma vediamone alcune. Come abbiamo già detto, la limpia è una purificazione in cui le energie negative vengono eliminate e vengono attratte buone vibrazioni energetiche. Nei paesi andini è un modo tradizionale di guarigione che viene eseguito dai curanderos. Ma cosa si intende per energia negativa? Tutti gli esseri umani viventi portano un'energia intorno a loro, nota anche come aura. Attraverso l'aura scambiamo consapevolmente o inconsapevolmente energia positiva e negativa, che colpisce le persone fisicamente e psicologicamente. Un'altra pratica molto popolare è quella del temazcal, che è una capanna sudatoria che viene utilizzata per la purificazione energetica, la guarigione e la crescita spirituale, un'antica versione della nostra sauna.
Il fuoco dove vengono riscaldate le pietre rappresenta il maschile, mentre la capanna rappresenta la donna, considerata il grembo della madre terra. È una celebrazione della vita in cui si è nell'ora senza tempo. L'uscita dalla capanna è in realtà una rinascita. Ma continuiamo il giro del mercato. Bene, dopo una bella pulizia energetica, dopo che sono punta dalla testa ai piedi, vado a fare un giro al mercato. In realtà è un po' tardi, qualcuno sta chiudendo, forse riaprirà più tardi perché in realtà il mercato è aperto fino alle 7. In questo momento sono nel reparto delle erbe medicinali. È un profumo assurdo e qua si può trovare di tutto, sia le erbe diciamo secche o fresche da utilizzare con tisane, o creme, oppure si possono trovare dei prodotti già fatti. Sarebbe molto bello sapere a cosa serve ciascuna di queste erbe, magari riesco a chiedere a qualcuno. Lo che tenemos son las plantas, son las flores. Estas flores son naturales, no tienen nada de químico, no tienen nada de lo que son flores silvestres. Esas le ayudan a para relajar la estimulación de los nervios, mucho estrés, depresión, ansiedad. Son plantas cálidas que le ayudan para el dolor de los huesos, reumatismo, artrosis, pasados de frío. Se toma, lo hace como infusión. Estas de aquí, las florcitas son como, es de hacerle solamente un fregado. Eso se coge de todos los pétalos de las flores y les friega. Les sale el extracto y eso le bebe. Estos de acá son para hacerse baños. Esos huequitos son bien hervidos y en eso se hacen un baño de tina o pueden hacerse lo que es así con los compresas. Cuando digo eso se le tritura, voltea para lo que los golpes. Eso quita los moretones, le ayuda a lo que es. Y el jugo de esto, eso le ayuda a lo que es a combatir el cáncer, le ayuda a lo que es a cicatrizarle y le ayuda a reconstruir las células cancerígenas. Y eso normalmente lo corta y después te lo pone. Sí, se le aplica directamente, sí. Se le tritura y se le aplica. Pedros que le dicen o le dicen los gigantones. ¿San Pedro? ¿Puedo tomar? Sí, déjale les nomás cualquiera. Ah, eso es como un... Ah, no. Parece un cactus, pero no. No, ¿no tiene espinas? No. No lo tiene. Este de aquí botale, llevan lo que son, bueno, lo que es en el oriente lo ponen para hacer brebaje, para lo que es un alucino. Pero tienen que ponerle una cierta cantidad y saberle preparar también. Aquí vuelta le llevan, son para hacerse baños, para quitarle un baño ancestral. La cerimonia di questa pianta inizia con l'apertura di un cerchio magico, chiedendo il permesso alla Madre Terra e ai quattro elementi, pregando per la guarigione e chiedendo la gentilezza e l'aiuto di ognuno di loro. L'assunzione della pianta di San Pedro può essere accompagnata da tabacco naturale, che è un'altra medicina fondamentale nelle cerimonie con piante maestre. Può essere preparata sotto forma di bevanda o utilizzata per fare bagni curativi. Ed eccone alcuni benefici. Funge come purificazione fisica e psicologica, trattamento per dipendenze e tossicodipendenze, autoconoscenza, autovalutazione e autoanalisi, antidepressivo, rilassante, antistress, può curare l'insonnia, guarire le relazioni con la nostra vita e portare a uno stato di regressione o introspezione. Ed ecco la più conosciuta, l'ayahuasca. Pratica ancestrale dei popoli originali dell'Amazzonia, è un rituale praticato dai curanderos e dagli sciamani delle culture indigene. Come le cerimonie precedenti, serve a guarire il corpo, la mente e l'anima, contribuendo allo sviluppo della conoscenza di chi partecipa. La cerimonia prende il nome della bevanda che si assume. Consiste in un infuso che si ottiene da una liana che cresce nelle foreste amazzoniche, appunto la pianta dell'ayahuasca, insieme alle foglie di un'altra pianta, la chacruna. Esistono tantissime ricette che variano a seconda della zona e della comunità. Il risultato è una pozione con potenti effetti psicoattivi e poteri curativi. Nella maggior parte dei casi provoca alterazioni della percezione e della cognizione, aprendo porte che la mente aveva chiuso, come meccanismo di difesa, ad esempio. Ovviamente non tutte le persone presentano gli stessi sintomi o fanno quello che si definisce viaggio. Ma attenzione, queste sono cerimonie antichissime appartenenti alle culture di popoli presenti tuttora in America Latina. Necessario dimostrare sempre massimo rispetto e serietà, anche qualora non si condividessero modalità o ideali.
Altra cosa, chiunque visitando questi meravigliosi paesi avesse il desiderio di avvicinarsi a queste pratiche deve assolutamente informarsi molto bene sulle sostanze che si assumono e affidarsi solamente a veri sciamani o persone fidate. Sono arrivata nel settore ristorante dove ci sono tutti questi baracchini, diciamo, che fanno da mangiare, e ho ordinato un piatto tipico, uno dei pochi piatti vegetariani, cioè il mote pillo. Il mote sarebbe il mais cucinato, ogni tipologia di mais cucinato, cotto, si chiama mote. E piglio perché ci sono uova, quindi in genere si mangia di mattina come colazione, ma siccome è l'unica cosa vegetariana io mangerò questa. Ed ecco il mote piglio, con anche un pezzo di formaggio extra. Quindi qua abbiamo mais di quello grosso grosso bianco, uovo, cipollina e formaggio, penso, di capra. Assaggiamo. Buono, non molto saporito. Sa di patata, sembra patata con uovo. Però buono. Ho salutato la città di Cuenca davanti alle sue mille luci che sembravano un cielo stellato. Custodisco con cura i suoi insegnamenti, ma ora è il momento di andare. Sono appena arrivata a Guayaquil, sto scendendo dal pullman in questo momento dopo 4 ore di bus da Cuenca e non mi tratterrò molto in realtà una sola notte, perché domani si va alle meravigliose isole Galapagos. Ho davvero bisogno di immergermi nella natura, di riconnettermi ad essa, e credo che la prossima destinazione sia proprio il posto giusto.